Ciao ragazze, anche oggi benvenute sul mio canale, grazie di essere qui. E oggi vi voglio accogliere e offrirvi una meravigliosa spremuta, anzi un frullato ottenuto con una spremuta di agrumi a cui ho aggiunto delle ciliegie, del melone, delle albicocche. Quindi un frullato ricco di vitamina C e anche di beta caroteni. Perché? Perché oggi io vi voglio parlare soprattutto della vitamina C, che è una vitamina importantissima, stupenda, utilissima al nostro corpo, che però è un po' associata all'inverno. E questo perché? Perché in inverno ci sono gli agrumi, noi prendiamo il raffreddore, allora siamo abituati sin da bambini a dire bevi le spremute, mangiati le arance che non ti viene il raffreddore. Però la vitamina C ha tantissime altre proprietà, quindi non soltanto stimola il sistema immunitario, stimola anche la produzione di altre vitamine come ad esempio la vitamina E, e presiede alla formazione delle ossa, dei denti, della pelle, dei fibroblasti, cioè elastina, collagene, eccetera, per tutte vitamine che servono per rendere la nostra pelle elastica, morbida e turgida. Inoltre, la vitamina C ha anche la proprietà di rendere il nostro colorito uniforme e di attenuare le macchie cutanee, le macchie che vuoi per scompensi ormonali, vuoi per sole preso in quantità abbondante, a volte ci ritroviamo sulla pelle, soprattutto la pelle del viso, ed è una caratteristica solo di noi donne, proprio perché è legato a fattori ormonali. Quindi questa vitamina C è importantissima in inverno, ma è importantissima anche in estate, perché ad esempio appunto noi ci abbronziamo, i raggi del sole abbiamo visto che sono comunque nocivi perché spezzano le catene, le molecole di elastina, di collagene, e la vitamina C serve per aggiustarle, per riformarle, anche perché è un antiossidante che combatte i radicali liberi. Che cosa sono i radicali liberi? I radicali liberi sono delle molecole che si rompono, ad esempio come questo biscotto, no? Io lo rompo, facciamo che è una molecola, una parte va di qui, una parte va di là, e cosa fa ogni parte? Cerca di ricostruirsi, perché rotta si sente poco a posto. Ma anziché andare a cercare l'altra metà, come diceva Platone, prende tutte le cellule che le sono vicina e le spezza cercando di ricostruirsi. Quindi a loro volta le cellule spezzate ne spezzano altre. Insomma, è una reazione a catena che non finirebbe più, ma grazie alla vitamina C che è antiossidante, questa catena si spezza perché gli antiossidanti cosa fanno? Vanno a tappare questa molecola rotta, la tappano e fanno in modo che smetta di romperne delle altre. Quindi contrasta l'azione dei radicali liberi che sono tra i responsabili dell'invecchiamento della pelle. Stimola la produzione di elastina e collagene, che sono quelli che rendono la nostra pelle morbida, turgida, e quindi contrasta l'invecchiamento, per cui è una vitamina molto, ma molto importante. Io adesso mi bevo questa meravigliosa frulla. Proprio perché la vitamina C è così importante, le case cosmetiche cercano di ottenere dei prodotti cosmetici che la contengano in modo che possa agire non solo dall'interno, quindi assumendola con tutti gli alimenti che la contengono, che non sono solo gli agrumi, ma anche le ciliegie, le fragole, le albicocche, i meloni, l'ananas, ma il peperone rosso, ad esempio, i pomodori. Quindi anche in estate abbiamo tanti alimenti da cui attingere, però le case cosmetiche ce la propongono anche sotto forma di crema, di sieri, eccetera. E Avon ha tutta una linea dedicata alla vitamina C che io oggi vi presento. E allora facciamo così: io mi faccio vedere il tonico. No, facciamo così, Allora, oltre al tonico, le fiale e il siero alla vitamina C, e poi c'è la New Entry che vi ho presentato in uno spacchettamento, ed è questa, è la maschera esfoliante a caldo. Allora facciamo così: per non stare a perdere troppo tempo in chiacchiere, io
Mi faccio subito la maschera. Ovviamente la mia pelle è pulita perché qualunque trattamento di bellezza, di o crema o maschera, o qualsiasi cosa si faccia, deve essere fatto sulla pelle pulita. L'unica cosa che si fa sulla pelle sporca è la detersione, ovviamente, però tutto il resto su pelle pulita. Allora, mentre vi parlo di questo bellissimo prodotto, ecco, questa è la quantità da usare di maschera. Questa è una maschera esfoliante a caldo. Cosa vuol dire? Allora, a caldo perché c'è il magnesio solfato che sviluppa un'azione termica che fa aprire i pori e quindi rende più facile la pulizia. Per l'esfoliazione in questa maschera è presente la polvere di semi di noce di cocco tropicale, che sembra una cosa complicata, e invece le palme da cocco tropicali sono quelle basse, quelle piccole, che hanno un frutto più o meno simile all'avocado e ha un nocciolo tipo quello dell'avocado scuro, che però sbucciato diventa bianco. Infatti viene anche chiamato noce d'avorio. Questa noce d'avorio viene grattugiata in modo da ottenere una polvere molto palpabile, molto sottile, che però aiuta nell'esfoliazione. Ecco, io adesso massaggiando sto già sentendo caldo e sento questa polvere leggera, comunque molto naturale, che fa sì che, non so, che con i pori belli dilatati io possa togliere le impurità e soprattutto le cellule morte. Inoltre, in questa maschera, che fa parte di una serie di dedicata alla vitamina C della linea Anew, ottengo anche una pelle più luminosa e un colorito più uniforme. Questa maschera riesce anche un pochino ad attenuare le macchie cutanee di cui abbiamo parlato prima. Ecco, si massaggia per circa 2, 3, 4, massimo 5 minuti, non di più, e poi si toglie prima con un po'. Grazie. Che caldo! Allora, prima si toglie con una spugnetta con acqua tiepida, ragazze, il bollore. E poi bisogna toglierla con tanta acqua, sempre tiepida, ma tanta acqua corrente, cosa che io vado a fare e ci vediamo quando me la sono tolta tutta. Ecco, mi sono sciacquata abbondantemente la faccia. Come vedete, è veramente più compatta. Io me la sento non solo pulita, ma anche compatta e anche più luminosa. E adesso vado a mettere il tonico, sempre della linea Anew. Un tonico che, oltre ad avere la vitamina C, ha anche l'acido glicolico. Quindi un tonico che aiuta la produzione di collagene ed elastina e nello stesso tempo rende la pelle più luminosa e più uniforme. Prima ho parlato di schiarire la pelle. Schiarire la pelle non significa perdere l'abbronzatura. State tranquilli, infatti vedete che la mia c'è, quella che c'era c'è anche adesso. A questo punto, avendo applicato il tonico, posso mettere un trattamento e posso scegliere fra il siero alla vitamina C. Questo è un siero che contiene l'equivalente di 30 arance, la vitamina C di 30 arance. Oppure posso, se voglio avere un'azione più strong, usare una di queste capsule. Queste sono le capsule con vitamina C, hanno il 20% di vitamina C ogni capsula. Vedete, sono, ecco, sono così. Vediamo se la posso far vedere bene. Questa è la capsula di vitamina C.
se uso la capsula, la unisco alla crema notte abituale. Se invece uso il siero, prima metto il siero e dopo metto la mia crema notte. Per farvi vedere, il siero ne basta proprio pochissimo. Io lo metto sulla punta delle dita, che così si scalda bene, e lo passo sul viso. E poi metto la mia solita crema giorno o notte. Meglio usarlo di notte la vitamina C. Alla sera, perché appunto stimolando la produzione di collagene e di elastina, voi sapete che di notte la pelle si rigenera, l'abbiamo visto in un video dedicato alla crema da notte, il perché, cosa succede, cosa non succede. Se invece vogliamo usare le capsule, ecco, io faccio così, prendo un pochino di crema da notte. Prendo una capsula, diciamo così, e la capsula si spezza e verso il contenuto della capsula insieme alla crema. Mi raccomando, mani pulite, altrimenti usate un contenitore. Ragazze, che pelle. Proprio una coccola, una cosa stupenda. Allora, vediamo un attimo quando usare questi prodotti. Allora, l'esfoliante un paio di volte alla settimana, mettiamolo anche sul décolleté che fa sempre bene, anzi, ogni tanto lo dimentichiamo il décolleté e non va invece dimenticato. Allora, l'esfoliante, questo esfoliante alla vitamina C a caldo, va usato una, due volte alla settimana, non di più. Il siero, ah, il tonico va usato sempre, tutti i giorni, ormai ve l'ho detto, ve l'ho ripetuto, vi ho fatto degli shampoo su questo tonico, vi ho stalkerizzato praticamente sul tonico. Il tonico va usato tutte le volte che ci puliamo la faccia, quindi mattino e sera, perché ristabilisce il pH della pelle, perché pulisce gli ultimi residui di qualsiasi prodotto che abbiamo usato per pulire e soprattutto rende la pelle pronta a ricevere gli attivi delle creme che poi metteremo. Il siero può essere usato tutti i giorni, tutte le sere prima della crema abituale. Mentre le capsule, eccole qui, le capsule possono essere usate, che ne so, una volta, due volte alla settimana, magari quando abbiamo la pelle particolarmente stanca, se vogliamo essere particolarmente luminose per una serata, per un evento, vogliamo avere qualcosa in più, usiamo le capsule. In ogni caso, abbiamo fatto un pieno di vitamina C. Questa è la pagina del catalogo dove trovate tutte le proposte Avon della linea ANU dedicate alla vitamina C. Bene ragazze, io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito anche in questa clip. Ci ritroveremo in altre e fatevi una buona scorta di vitamina C. Troverete tutti i prodotti nel mio shop online oppure mi telefonate se abitate a Genova. Io faccio l'ordine a breve. Ciao care!